dal 45 al 48 era un periodo un po' l'uscita dalla guerra, insomma, e dopo ho cominciato a organizzarsi i partiti, e quindi io mi sono tesserata, dunque avevo 14 anni, dunque 33, 47. Nel 47 io ero già tesserata nel Partito Democratico, nella DC. Per cui lì era, a 14 anni eravamo già attivi, io ero nella Azione Cattolica e la scelta l'ho fatta subito allora. Tesserati eravamo io e Gildo praticamente, e su Mise Galera anche il mio papà, la Galaraida anche mio papà. E mio papà ci teneva molto, se andava ai convegni, se andava, cioè le aveva piacere, che non mi diceva mai di no, anche se si imporrebbe, però insomma praticamente io la cultura l'ho fatta nel partito dopo, perché si frequentava, si dialogava, c'erano le sedi attive, poi quando c'erano le elezioni, insomma, c'era un dialogo, c'era molta attività, insomma. Poi a Crema si andava almeno una volta al mese, a convegni a Cremona, poi congressi, poi insomma, me la mia cultura lo faccia lei, insomma. La mia adesione sostanzialmente è stata, come dire, è nata a casa del sindaco di Offanino, che è il senatore Patrini. Ho frequentato sostanzialmente la casa sua da 6 anni, ero amico del suo primo figlio dei 7, Gabriele, e praticamente l'ho conosciuto lì, da ragazzo. Ma siamo cresciuti, nella crescita ho avuto poi la fortuna, io la chiamo tale, di aver incontrato una seconda figura importante di questa comunità, che oltre al sindaco Patrini è stato Monsignor Bellino Capetti, un personaggio molto importante per questa comunità parrocchiale. C'era un bel gruppo di giovani, non numerosissimo, 10-15 persone. E discutavamo fra di noi e facevamo degli incontri, soprattutto con qualche esponente del partito maggiore, qualcuno di Milano, qualcuno di Cremona, qualcuno di Crema, per approfondire alcune tematiche di carattere politico. Ricordo in quegli anni, dal 64 al 68-69, una grande discussione rispetto alla scelta del centrosinistra, che era maturata a livello nazionale, era maturata a livello provinciale, comune di Cremona, e invece stentava, non era maturata ancora nel comune di Crema, cosa che poi avverrà con le elezioni del 70, 1970. Ci sono stati dei temi che hanno richiesto anche in Consiglio Comunale grosso impegno, cioè il tema che ha sempre è stato il piano regolatore, portato avanti da Cattaneo, con Bacigalupo, e poi modificato da Aiello, che però sostanzialmente confermò, poi successivamente l'insediamento dell'Olivetti fu uno dei punti importanti del Consiglio Comunale, portato avanti all'epoca della consigliatura, della sindacatura di Cattaneo, in cui l'occasione Olivetti venne presa già sostanzialmente nel giro di una settimana, cioè in una settimana venne convocato 2 volte il Consiglio Comunale e si decise di cambiare il piano regolatore, perché quell'area dove poi sorsero Olivetti era un'area residenziale nel piano regolatore, si decise di cambiare il piano regolatore e accettare l'arrivo dell'Olivetti, cioè fu un punto molto,
molto importante, insomma. E poi naturalmente si sviluppò nel corso degli anni di più l'attività culturale e l'attività sociale, cioè da parte di un'amministrazione comunale. Mentre negli anni 60 questi aspetti erano, non dico, cioè, ma non erano presenti non solo a Crema, cioè anche, cioè, erano meno sentiti da parte di un'amministrazione comunale. La mia adesione fu subito nel gruppo dell'ambito della sinistra democristiana, a questo tipo di sinistra. A livello locale era Enrico Villa l'esponente più importante, però c'era anche Tiziano Guerrini, c'era inizialmente anche Franco Galli, ecco, anche se con una orientamento più verso la sinistra sociale. Cioè c'erano sicuramente delle personalità abbastanza importanti, mentre dall'altra parte, diciamo, che si confrontavano con noi, c'era, vabbè, il dottor Camillo Lucchi, c'era Albino Zucca, loro poi erano chiamati i Fanfaniani, insomma, i Fanfaniani, e Fanfani avevano sicuramente anche lui un'esperienza di sinistra. Quando nasce Fanfani, all'epoca del Porcellino, Fanfani, La Pira e Dossetti, insomma, ecco. Però c'era Pippo Rota, e poi dopo c'erano invece più i Dorotei, che erano, insomma, il massimo esponente che io mi ricordo era Vercesi, nella provincia di Cremona. Insomma, però devo dire che pur in questa divisione delle varie realtà, pur in discussioni anche lunghe, faticose, secondo me la DC riusciva sempre a trovare un punto di riferimento e una unità che le consentiva di andare avanti, insomma, ecco, c'era sempre un punto di riferimento. Questo punto di riferimento era sicuramente l'anticomunismo, che allora era ancora, fino alla caduta del muro di Berlino, l'elemento fondamentale. Era sicuramente l'appartenenza alla Chiesa, perché tutti si sentivano cattolici anche nell'ambito della DC, ma però era una modalità che secondo me veniva attuata anche da persone intelligenti, da persone che volevano trovare delle soluzioni pratiche ai problemi che si venivano man mano rappresentando. Per cui secondo me è stata una realtà che, pur facendo le proprie distinzioni come a livello nazionale, però aveva un forte senso dell'unità del partito. Politico più fino è stato Pippo Rota, di quelli che ho conosciuto, nel senso che vedeva più lontano, che si prefigurava il futuro. Cabrini molto in gamba, molto preparato, difatti quando è andato in regione ha fatto lo statuto della regione Lombardia con Bassetti. Cattaneo, un gran lavoratore, politico più amministratore che politico, ecco. Poi c'era Maroli, Patrini, che era anche lui. Ho un ricordo particolare di Patrini, quando Roma ha deciso che non sarebbe più stato ricandidato. Abbiamo deciso di andare a Roma a perorare una causa persa, sapevamo che era così, e abbiamo preso appuntamenti con tutti i big
non so, Bartolomei che era capogruppo al Senato, un altro come si chiama, il Doroteo che era capogruppo alla Camera, Forlani, e gli abbiamo detto se veniva con noi, sapevamo che combattevamo, però ci sembrava doveroso farlo. E invece mi ha detto no, guarda, io qui queste pratiche dell'INPS, delle mie vecchiette, e io vado all'INPS, voi fate quello che potete fare, buonanotte. Ecco, cioè, per dire il distacco dalla politica. Altro distaccato dalla politica è stato Camillo, che lui voleva fare il medico. E difatti ha sempre rifiutato di fare il sindaco, l'amministratore, è sempre stato quasi più anziano, il consigliere anziano, capogruppo, finché sembra impossibile oggi a dirsi, l'abbiamo convinto una notte ad accettare la candidatura in regione. Mi commuovo un po'. No, io voglio fare il medico, e poi dopo ho accettato la candidatura. Piani regolatori, grosse cose, la gestione diretta del Lazio, insomma, le cose più importanti, non dico che erano in mano a Camillo, perché eravamo un gruppo molto dialogante, ecco. Sicuramente il personaggio più eminente è stato Camillo fino a quando è diventato presidente delle allora opere pie, poi come si chiama, benefattori cremaschi. Iniziò una fase di crisi all'interno della Democrazia Cristiana rispetto a questi temi, diciamo, del divorzio del 74, poi l'aborto nel 78, dove in quel momento la DC non si presentò direttamente come attore a difesa dell'aborto, cioè, diciamo, sono gli anni in cui entra in crisi un modello di società. Il 68 molto ovviamente dà i suoi primi risultati, fra virgolette. 75, perciò Fanfani perde, si dimette. La DC, la grande capacità di questo partito di scegliere tra i suoi uomini, a gestire una fase molto complicata anche nei rapporti con la Chiesa, istituzione, diciamo, pesca questo personaggio, Zaccagnini, che ridà entusiasmo, che ridà passione e che, devo dire, apre il partito ai giovani, cioè la passione, cioè ritorna, dà un motivo di impegno politico nella Democrazia Cristiana ai giovani e non solo. Fa partire, diventa un partito, ripropone questa, diciamo, matrice popolare della Democrazia Cristiana, e fa partire le feste dell'amicizia nel 76 con Palmanova, la prima festa dell'amicizia. Noi a livello di partito circondariale, io allora divenni segretario organizzativo, poi nel 76, non voglio sbagliare, ma abbiamo fatto una festa, forse a Serni hanno la prima festa, ma nel 77 incomincia il periodo, cioè l'organizzazione delle feste dell'amicizia, che hanno interessato parecchie sezioni, oltre che comuni, perché allora erano ogni comune medio grande aveva una sezione, cioè un luogo dove ci si trovava, ci discuteva, si parlava,
si discute di politica e c'era anche l'opportunità per crescere, perché il confronto fa crescere, il confronto ti obbliga ad avere idee per confrontarsi con se non hai idee, quindi il confronto è il luogo dove trovarci, è sempre stato un'opportunità di crescita. Io ero fuori di casa quasi tutte le sere, per cui c'erano le riunioni in partito, c'erano le riunioni in comune, cioè il partito faceva le sue riunioni, i gruppi consigliari, il gruppo consigliare della Democrazia Cristiana, in cui io sono stato capogruppo, eccetera, si riuniva regolarmente, cioè prima di un consiglio comunale, tante volte, più di una volta. Il partito si riuniva, cioè aveva le sue riunioni regolari, per cui ci si trovava, ci si confrontava. Io mi ricordo che era una consuetudine, la domenica mattina ci si trovava alla sede della Democrazia Cristiana, anche se non c'era una riunione, per scambiarsi le idee, cosa che magari adesso fanno altri gruppi in altre situazioni. Ecco, dopo il consorzio sanitario di zona, io divenni il primo presidente dell'unità sociosanitaria locale. Anche qui raggruppando i 53 comuni del territorio cremasco, e fui chiamato a presiedere il comitato di gestione, con una maggioranza sicuramente politica di centrosinistra, perché c'erano i socialisti sostanzialmente, i democristiani e i repubblicani praticamente, e poi dopo c'erano il partito comunista che era rappresentato significativamente, ecco. C'era la Cadregari, c'era Trabattoni, c'era Tinelli di Soncino, e fu un'esperienza che io, questo lo rivendico a mio merito, cercai di condurre in maniera fortemente unitaria. Io non mi ricordo, e sono rarissime le delibere che abbiamo assunto in sede di comitato di gestione a maggioranza. Abbiamo sempre trovato, cioè, questo per dire che sui problemi concreti, sulle cose concrete da fare, si realizzava anche tra forze politiche distanti tra di loro, perché allora eravamo ancora distanti tra di loro, si trovava una soluzione e si trovava un minimo comune denominatore. Questa attività di tipo studentesco mi ha portato a un impegno, a un interesse verso la politica. E verso la DC l'avvicinamento non è stato facile. Per me, siccome io non ero iscritto alla DC se non nell'ultimo periodo, cioè l'ultimo periodo intendo dire 1977-80, quindi la DC era ormai verso la fine, è sempre stato abbastanza critico. Critico nel senso che vedevo una forte differenza tra quelli che erano stati le impostazioni ideali, voglio dire, di Sturzo, di Gasperi, di Moro, e quello che invece vedevo in un partito che ormai, probabilmente anche non avendo avuto mai la possibilità di andare in opposizione, cioè aveva diciamo sul treno della Democrazia Cristiana erano saliti in troppi, che con quegli ideali, a mio modo di vedere, c'entravano un po' poco, ecco. Forse il peso del governo di più di 40 anni non ha dato più linfa a un partito che aveva certamente segnato la storia di questo paese, e quindi notoriamente il partito più come gestore del potere, non un partito che, nonostante l'intuizione degli esterni, è stata un'intuizione che si smorzò velocissimamente e che purtroppo poi culminò negli anni 90, inizio nel 92, con la grande crisi sulla questione morale, quindi Tangentopoli, e praticamente
il fine di questa esperienza, che io ritengo un'esperienza molto, molto, per me molto importante, ma che per il paese Italia è molto importante. Cioè, allora è stato il baluardo della libertà e della democrazia in questo paese contro un partito comunista molto agguerrito e molto legato a quelli che erano anche i paesi dell'Oltre Cortina. Dal punto di vista dell'impegno politico, io ricordo con anche soddisfazione personale la scelta che la Democrazia Cristiana fa nel 70 dell'alleanza di centrosinistra, cosa che poteva anche non fare, poteva andare avanti, proseguire in termini di monocolore, sia pure con qualche difficoltà, però avrebbe potuto farlo. Invece sceglie di seguire la strada del centrosinistra, per la quale a partire dal movimento giovanile ci eravamo impegnati. Ricordo che negli anni 90, quando io divento vicepresidente della provincia, c'è un altro salto di maggioranza, perché facciamo un'amministrazione provinciale a maggioranza Democrazia Cristiana Partito Comunista, perché io sono il vicepresidente espressione della Democrazia Cristiana, Corada è il presidente espressione del Partito Comunista. Ecco, ricordo questi due passaggi di schieramento, che sono molto formali se vuoi, però la politica è fatta anche di questo, perché agli schieramenti poi seguono politiche coerenti e collegate. Ritengo di essere stato uno dei protagonisti di queste due svolte tutto sommato epocali.